Benvenuti in Logistics ed Analytics Italia. Nel breve video di oggi vedremo un argomento molto interessante, molto veloce, gli angoli sessagesimali. Perché è stato scelto questo numero 60? Perché il numero 60 è un numero molto furbo, può essere diviso per 2, per 3, per 5, praticamente può essere diviso per 6, per 10, per 12, poi per 20, per 30 e non lascia mai resti. Allora è una maniera molto scaltra per dividere un angolo giro di 360 gradi, perché consente dei calcoli molto facili che non lasciano resti. Allora, noi utilizziamo GeoGebra classico o classic, che è quello per i computer, diciamo desktop o per i portatili. Allora noi utilizziamo questo numero, no? 60. In particolare noi in GeoGebra, lo sapete che cosa facciamo sempre? Andiamo nelle impostazioni e selezioniamo all'interno dell'opzione etichettatura nessun nuovo oggetto, non perché non ci piacciono le etichette, ma perché praticamente GeoGebra mette le etichette su tutti gli oggetti e ci danno fastidio, quindi vogliamo decidere noi quali oggetti avranno le etichette, che tipo di etichetta. Allora utilizziamo questo numero. Se questo numero è così scaltro, no? 60 diviso 10 fa 6, allora noi quello che cosa facciamo? Facciamo subito un poligono regolare, andiamo nel menu dei poligoni, questi qua, e scegliamo poligono regolare. E che cosa facciamo? Scegliamo 6 quadrettini, quindi facciamo clic al centro degli assi cartesiani, al punto 0, poi facciamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, vedete che la linea si attacca, si magnetizza, ci fermiamo al 6, lui ci chiede di quanti vertici, ma ovviamente 6, stiamo all'interno di un sistema sessagesimale, quindi il 6 è la nostra parola d'ordine. Facciamo ok ed ecco che viene una figura geometrica, andiamola a vedere con control rotella, noi riduciamo lo zoom, prendiamo la manina per muoverci, ci muoviamo e vediamo che cosa è venuto. Beh, evidentemente è venuto un esagono. Se noi prendiamo un lato 6 e gli diciamo che questa figura geometrica regolare deve avere 6 vertici, viene fuori un esagono. Allora introduciamo finalmente il nostro cerchio, andiamo nel menu delle circonferenze e gli diciamo circonferenza per 3 punti, prendiamo 3 punti qualsiasi del nostro esagono, facciamo questo, clicchiamo questo, vedete che viene fuori, clicchiamo questo, si attacca con vediamo con la con questo tipo di strutture che consentono all'entità create in GeoGebra praticamente di andare nel punto giusto, e vedete che se noi creiamo un esagono come abbiamo fatto noi, che è a lato 6, praticamente viene perfettamente inserito all'interno di una circonferenza. A questo punto, per vedere perché un angolo giro di 360 gradi può essere convenientemente utilizzato all'interno di un sistema sessagesimale, che cosa facciamo? La facciamo così, creiamo dei diametri, prendiamo il segmento, colleghiamo tutti i vertici del nostro esagono per individuare il centro del nostro cerchio. Stiamo cliccando e stiamo creando il nostro, vedete, i nostri diametri hanno individuato un punto che è il centro del nostro cerchio. Andiamo nel menu punto e gli diciamo ci fai vedere l'intersezione di che cosa, è sufficiente prendere due diametri qualsiasi del cerchio, questo e questo, e vedete che viene individuato un punto. Adesso a questo punto qui, vedete che è il punto G, e noi possiamo selezionarlo, poi possiamo andare per esempio nel menu rotella e gli diciamo adesso dai, metti questa volta, mettimi per favore l'etichetta, così qui noi lo possiamo veramente gestire come vogliamo. Allora, ma li vogliamo vedere questi angoli, se veramente un angolo giro è diviso in angoli dei 60 gradi, e se è vero che il sistema sessagesimale è il più furbo che c'è? Allora prendiamo il menu angolo, facciamo angolo e facciamo sempre in senso orario per poter individuare l'angolo interno. Se facciamo in senso antiorario, individuiamo l'angolo esterno. Quindi prendiamo questo punto qua e questo punto qua. Indovinate un po', viene fuori un angolo di 60 gradi. Quindi continuiamo, prendiamo sempre lo strumento angolo, sempre in senso orario, questo punto qua, il vertice, questo punto qua, e viene fuori un'altra volta 60 gradi. Continuiamo, facciamoli tutti per essere certi. Questo punto qua, sempre in senso orario, il centro del nostro cerchio, questo punto qua, ed ecco che viene fuori un angolo, un'altra volta un angolo da 60 gradi. Insistiamo, lo facciamo tutti, bisogna farlo solo 6 volte, in senso orario, i 3 punti di questi triangoli, che evidentemente adesso li vedremo, sono dei triangoli equilateri. Allora poi facciamo un'altra volta, facciamo l'ultimo in senso orario, questo vertice qua, il centro del cerchio, facciamo il penultimo in realtà, e facciamo 60 gradi. Vedete che si sta piano piano componendo
un angolo giro di 360 gradi che, indovinate un po', è formato da 6 angoli da 60 gradi. Questo qua. Ed ecco perché si usa praticamente questo sistema sessagesimale. Adesso, se noi per esempio selezioniamo sempre un lato, prendiamo questo qua, no? E anche qui gli andiamo a dire, guarda, in questo caso io ti do il permesso di farmi vedere l'etichetta, ma non come nome, ma per esempio come valore. E chiudiamo, vediamo che il lato è appunto ha un valore 6. Se noi facciamo la stessa cosa con uno dei diametri qualsiasi, cioè con la manina, selezioniamo un diametro, vedete, e andiamo nelle opzioni, nella rotella, gli dici mi fai vedere l'etichetta, ma non come nome, come valore, noi possiamo adesso verificare che per esempio i diametri, vedete, hanno valore 12. E siccome praticamente il lato di questi triangoli, questi 6 triangoli, praticamente la metà di un diametro, ogni triangolo è un triangolo equilatero che ha come lato 6. Quindi abbiamo scoperto che tornano questi numeri continuamente, il 2, il 3, il 5, il 6, il 10, il 12, il 20 e il 30 all'interno di questo sistema sessagesimale che è in grado, senza lasciare resti, di dividere in tutte queste microscopiche frazioni di cui l'angolo sessagesimale è appunto un 360esimo dell'angolo giro da 360 gradi. Bene, il video finisce qui, grazie a tutti per averlo visto fino alla fine, spero vi sia stato utile. Al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia.